Ciao, benvenuti in questo nuovo video con i capelli nuovi perché li ho tagliati e ho fatto anche due ciuffi. Devo dire che mi piacciono, vediamo se riesco a tenerli, ma non sono qui per parlare di capelli, ma voglio mostrarvi dei profumi primaverili. Allora, io non stagionalizzo troppo i profumi, nel senso che anche se siamo in primavera, a me piace utilizzare comunque dei profumi un po' forti, un gourmand. In estate, ecco, molto meno, però ecco, riconosco che questi per me sono molto adatti anche alla primavera, quindi ve li mostro. Pensavo fossero molto meno, invece no. Vabbè, non credo. A sto giro che metterò le note di ogni profumo perché non sono pochi, quindi ve ne parlerò un po' così velocemente. Inizio dai primi due, che sono due profumi di Tesori d'Oriente. Io ne ho alcuni, non ne ho mai parlato, in realtà non mi fanno impazzire, però ditemi se vedete un video con i miei profumi di Tesori d'Oriente, così ve ne parlo meglio. Allora, per quelli primaverili, secondo me adatti sono questi due. Abbiamo Karma, che mi piace tantissimo il packaging, vi giuro, è bellissimo, questo arancione con questo viola, cioè i packaging sono stupendi, poi costano pochissimo. Questo è Ai fiori di nasce e legno di cedro. Vediamo se c'è anche qualcos'altro. Se abbiamo bergamotto, limone, petali di nasce e legno di cedro. Infatti io sento un sacco. È un po' frizzantino come profumo, un po' frizzantino. Perché sento il limone, il legno di cedro. Però rimane comunque un profumo delicato, che non è invasivo. Tranquillino, non l'ho usato molto questo, adesso me lo spruzzo perché è anche ottimo secondo me per rimanere in casa perché è buonino, buono, non me lo ricordavo così buono, cioè mi piace, lo metterei magari anche prima di andare a dormire, cosa che faccio spesso con i profumi Tesori d'Oriente. Si sente questa nota di limone, di bergamotto, un po' acidina, frizzantina. Non è sicuramente un profumo dolce, però è un profumo più delicato, buono. E poi abbiamo questo qui che anche più, cioè lo considero anche più estivo che primaverile, ma ve lo mostro comunque, ed è Persian Dream, che è il mio preferito in assoluto dei Tesori d'Oriente, perché assomiglia al Baccarat Rouge 540, ci assomiglia. Qui sento molto il melograno, qua abbiamo il melograno e tè rosso. Sento tantissimo il melograno, anche qua ha una nota acidula, che è data proprio dal melograno, però me lo ricorda tanto il Baccarat Rouge. Sono comunque diversi. Sono diversi. Ma questa cosa un po' fruttatina, molto buono anche lui, come persistenza non sono granché, ma per il prezzo che hanno ve li consiglio. Però come acque profumate ve ne mostro due, sono entrambe la vaniglia, ma sono una vaniglia meno dolce, stucchevole, delle classiche, diciamo della classica vaniglia. Abbiamo del marchio So Unique, questo qua è Vanilla Candy Sugar e Marshmallow Body Mist, comprata su Douglas, ma se non sbaglio c'è anche al Caddis, e qua c'è scritto che è ideata per il layering. A me piace tanto, nonostante abbia tutte queste note che direte che sarà stucchevole. No, cioè è dolcina ma delicata, capito? Infatti io spesso la uso anche per andare a dormire quando voglio magari una cosa un po' più dolce. Perché è dolce ma non è stucchevole secondo me. Quindi è adattissima anche alla primavera. E ha una media durata, ci sta per essere un'acqua profumata. E poi di Victoria's Secret, che però non so se c'è ancora perché io l'avevo acquistata l'anno scorso su Notino. È il Bare Vanilla, però la versione Crystal. Questa versione contiene ambra, vaniglia e muschio e è pazzesca. Questa è più dolce, sicuramente, ma rispetto al Bare Vanilla la vedo più energica, un po' più aperta, non so come dire. Il Bare Vanilla lo vedo molto chiuso, molto da coccole. Questo lo vedo più energico, più frizzante. Si sente un po' il muschio, si sente tanto la vaniglia e l'ambra. Buonissima questa. Vi giuro, ha anche un'ottima persistenza, però non ne ho idea perché non mi è più capitata su Notino, quindi non so se ci sia ancora. Restando in tema vaniglia, vi mostro questo profumino qui che trovate all'IM,
Ma io l'ho visto anche dai cinesi, infatti l'ho comprato dai cinesi, ed è il Bella Vanilla, costa tipo 6 euro. Questo profumo è una vaniglia, ok? Però la sento una vaniglia più talcata, quindi un po' più pulita. Sì, è proprio più talcata, non è la classica vaniglia appunto dolce, gourmand, da, non so, biscottino, queste cose qua. Più talcata, quindi secondo me è adattissima anche alla primavera. Nonostante, ripeto, secondo me, cioè io utilizzerò anche la vaniglia classica, capito? Però ci sta. Questo secondo me è adattissimo alla primavera ed è Vanilla Blossom di Monotem. Allora, non l'ho usato tantissimo, come vedete, perché vado a periodi con questo profumo. Poi appunto lo trovo molto più adatto alla primavera. Allora, mi piace. Perché mi piace? Cioè, tipo ora mi piace molto. È una vaniglia fiorata, quindi risulta meno invadente di una vaniglia classica perché ha dentro qualche fiore, non so quale perché non c'è scritto, sinceramente non voglio guardare le note ora. Vi dico un po' come mi appaiono, cioè come li sento io i profumi. Vaniglia fiorata, quindi molto più delicata. Io sto aspettando che questo profumo scurisca e diventi un po' più persistente perché essendo nel deodorante dura abbastanza poco su di me. Vi dico così perché quando ci sono i profumi con all'interno vaniglia tendono a diventare più scuri. E quando avevo spruzzato il campioncino da Tigotà di questo profumo, infatti era completamente scuro. Non vedo l'ora che diventi così. Poi ne ho alcuni di Divine che secondo me sono adatti alla primavera. Poi voglio farvi assolutamente video dei profumi Divine, ma ne ho ordinati altri due, quindi sto aspettando che mi arrivino. E quelli che secondo me sono adatti alla primavera sono questi. Allora abbiamo il 602, che è il dupe di Libre di Yves Saint Laurent, che è un profumo che a me non piace, che non mi identifica, non è adatto a me, perché ha queste note molto, cioè, di fiori. È allo stesso tempo dolce. Lo trovo sicuramente sensuale, ma non fa. No, è proprio un profumo che non fa il caso mio, nonostante comunque un po' l'abbia usato, però è identico quello di Divine. È anche una buona persistenza. Poi il 116, ve ne parlo veloce, è il Candy di Prada. Questo profumo, secondo me, è adatto proprio a tutto l'anno perché è una vaniglia anche qua molto pulita. Molto non voglio disturbarti. Metto questo profumo perché io voglio sentirmi dolce, appunto pulita. Voglio essere profumata, ma non voglio disturbare nessuno con questo profumo. Non mi interessa che gli altri lo sentano. Mi interessa che lo sento io perché questo è un profumo che non fa scia. Buonissimissimissimo. Anche un po' da donna un po' più adulta, secondo me è molto molto buono. Idem con Patate, nel senso che in simile direi anche il 573, che è il dupe di Poudre di Narciso. Questo profumo mi ricorda mia sorella perché lei ce l'aveva. Sì. Questo è un profumo cipriato, talcato, dolce. L'unica cosa, questo qua di Divine, dopo un po' di ore tende ad essere più vanigliato. Cioè questa parte cipriata talcata va via e rimane la parte più dolce vanigliata. Ma anche questo è un profumo molto tranquillo da non disturbare nessuno, anche se questo fa un po' più di scia. E dura abbastanza e nulla. Buono, anche questo un po' da signora, capito? E poi il 187, che equivale a Good Girl di Carolina Herrera, che io amo. Amo, infatti vorrei comprarmi l'originale perché questo su di me non persiste tantissimo. Questo secondo me è un profumo adatto tutto l'anno, preferibilmente per la sera perché lo trovo sexy, seducente. Ha un sacco di note, tra l'altro, questo profumo, cioè ovviamente quello originale, questo non lo so, ne ha tantissime. Però lo trovo dolce, fruttato, però misterioso, elegante, sexy. Forse non tanto elegante, più sexy e seducente. Restando in tema profumi dupe, c'è questo qui di Iodeima, l'unico profumo che ho di Iodeima. E questo è Tendenze, che equivale all'Interdit di Givenchy, che è un profumo che anche qua non mi appartiene.
Raga, questo lo trovo perfetto per una... Cioè, a me sa di signora questo profumo, ok? Perché c'è tantissima tuberosa che a me non fa impazzire. Quindi molto, è molto fiorato, fiorito. Dolce. Sicuramente anche qua ha quel fai sexy, seducente, sensuale. Ma non è adatto a me. Però è adattissimo alla primavera. Questo è poco ma sicuro. Io vi dico, se volete provare l'Interdit a un prezzo bassissimo, questo costa tipo 6-7 euro ed è il 15 ml, direi di provarvi questo qua di Iodema perché è identico all'originale. Poi ho questo qui di Caravan, non so se leggete qui dietro il marchio, è un marchio spagnolo che viene rivenduto da Acqua Sapone. Questo è il numero 44 e ho scoperto che equivale al sì di Giorgio Armani. Infatti si sente questo ribes appena lo annusate. È dolcino, fruttatino. Mi piace tantissimo. Infatti questo l'ho usato tanto la primavera estate scorsa, quando l'ho acquistato. Poi l'ho accantonato in autunno e inverno, ma adesso mi viene proprio voglia di utilizzarlo. Anche questo non è troppo persistente. Non fa scia, è più proprio per se stessi. Veramente buono. Cioè, è delicato, non è troppo invasivo. Buonissimo. Assolutamente questo profumo, secondo me, è adatto a tutto l'anno, però ve lo mostro comunque. È di LPDO ed è Mystic Love. Io amo questo profumo, infatti credo che prima o poi mi comprerò anche la full size da 100 ml. Comunque sono qua, io lo adoro. Equivale a Instant Crush di Mancera. Di Mancera, sì, è un profumo buonissimo. Mi fa impazzire. Assomiglia anche questo un po' al Baccarat Rouge, ma questo non so, è comunque diverso. Non so descriverlo come io non so descrivere il Baccarat Rouge, cioè sono troppo complicati, ma è buonissimo. Questo video lo dovete assolutamente provare. Se vi interessa, su LPDO vendono i campioncini tipo a 15 euro di tutti i profumi che hanno. Così voi potete testare quello che volete e quello che vi piace di più. Lui è buonissimo e più, tra l'altro, su LPDO c'è la spedizione gratuita e questi piccoli costano 16, quelli da 30 ml, quelli da 100 costano tipo 20. Qualcosa, 26, 25, 26. Mi piacciono tanto, anche un'ottima persistenza. Raga, lui, io ho un campioncino da 10 ml che avevo acquistato su un sito, ma guardate, vorrei troppo comprarmi la full size perché mi piace tantissimo, ma è sold out ovunque. È di Lattafa, quindi un brand arabo, e questo è Affection Pride. Affection Love, non mi ricordo bene come si chiama. Comunque questo dovrebbe essere l'ispirazione al profumo di Gaiali al pistacchio, pistacchio gelato. Questo sa letteralmente pistacchio gelato. Secondo me, rispetto a quello di Gaiali che io mi ricordo, perché avevo annusato, non sento la parte alcolica. Questo è buonissimo, cioè è proprio il profumo perfetto secondo me per la primavera. Sa di pistacchio gelato. Dolcino, un po' fresco, buonissimo. E io solo questo, cioè, capito? Non lo sto usando tanto perché poi come faccio? Non so se spero lo facciano tornare, sinceramente. E ha anche un'ottima persistenza questo profumo, molto buono. Sempre un profumo arabo, vi mostro lui che è sempre di Lattafa, che potete leggere qui. È Ana Abidè, no. Abiette, questo è il packaging, cioè, volevo farvi leggere prima. Cioè, questo è il packaging, è bellissimo. Allora, questo profumo è un profumo fruttato, dolce, tendente secondo me più al maschile. Cioè, lo vedo un pochettino più maschile, me lo sono spostata anche prima. Però è molto fruttato, buonissimo, adattissimo secondo me anche alla primavera. Semplice, non so se si ispira a qualche profumo, a parte, ma il packaging è troppo bello, quindi compratelo anche solo per quello. Poi lui lo amo, lo amo, lo amo e l'ho rotto perché mi è caduto. Non era così prima il packaging, non lo so, mi sa che l'ho rotto, boh, non lo so, comunque è Marc
Macaron Amande di Jean Arthez. Sì. Questo è un 100 ml, lo trovate su Notino. Io l'ho pagato veramente poco perché era super scontato, tipo a 5 euro. Se non sbaglio, viene 16 o 17, comunque era da poco. Questo profumo lo amo, ma tantissimo per il giorno, perché anche qua sa un po' di mandorla, barra pistacchio, comunque un po' di frutta secca, ma è molto non talcato. Però è molto pulito come profumo. Non è troppo dolce, troppo invasivo. È comunque dolce. Ma mi piace tantissimo. Tipo, lo metto spesso. A parte che ha un'ottima durata su di me. Ma lo metto spesso quando faccio il primo al lavoro. Perché magari la mattina non voglio arrivare con un profumo troppo forte. Buonissimo. E si sente. Cioè, lo sentono anche le altre persone. Mi piace tantissimo. Questo è il mio profumo preferito in assoluto. Per quanto riguarda i profumi al muschio, non ne ho tanti, ne ho tipo due. Ho questo e quello di Tesori d'Oriente, ma questo lo amo tantissimo. Ed è Pure Musk no, di Afnan, sempre un profumo arabo. Questo è un packaging che non vi dico, cioè è bellissimo e viene anche con una confezione molto bella che io tengo. Questo è il nome del profumo, anche qua ha dei brillantini, vedete, uno qua e uno qua. Cioè, è pesantissimo, questo sa di bagnoschiuma al latte, al muschio. Mamma mia, è buonissimo, a parte che amo il vaporizzatore perché, capito, sono puzzata addosso. Ma vaporizza bene. Questo è il mio profumo preferito per andare a dormire. Cioè, quando voglio proprio sapere di pulito, mi coccola, mi aiuta, vi giuro, mi coccola, mi aiuta a essere più rilassata. Veramente buono, ve lo straconsiglio. Costa tipo 20 euro e ha un 100 ml sto guardando dove mi è arrivato qua. E io comunque, raga, ho tanti profumi, questo lo metto spesso prima di andare a dormire. 20 euro sempre su Notino. Abbiamo quasi finito perché ho dei profumi di Zara. E sì, ovviamente sono tutti low cost. Vabbè, io vi cito anche la Belle di Jean Paul Gaultier, che secondo me è un profumo adatto tutto l'anno, perché c'è questa pera, questa vaniglia dolce, super sensuale, è bellissimo e è troppo bello, è troppo buono. Però se volete ve ne ho parlato meglio dei miei profumi preferiti, che vi ho, è il video precedente a questo. Buonissimo, super buono. Tre profumi Zara, vabbè, Saint Tropez, che è il dupe di La Belle, il dupe suo, quindi anche qua non vi parlo molto, però è buonissimo, è una pera appunto vanigliata, è troppo buono, e secondo me anche questo è adatto tutto l'anno, e quello di, cioè non dura tantissimo su di me questo, però è veramente buono, calcolate che ne ho un altro di scorta, perché mi piace troppo, mi piace troppo. Anche se ora ho l'originale. E poi gli ultimi due abbiamo il Red Temptation. Questa qua è la versione Visir, ma anche la versione normale, solo che oggi volevo mostrarvi questa qui, che non so se c'è ancora, penso di sì, che è un profumo anche qui adatto a tutto l'anno. È il dupe del Baccarat Rouge, è zafferano, pralina, è buonissimo, è particolare. Particolarissimo, anche qua vi ho parlato nel video precedente, quindi non sto qui troppo a parlarne. E poi abbiamo Fashionably London di Zara, sempre. Non so se c'è più questa linea da Zara, non ne ho idea, forse no, perché non vado da un po', forse non c'è più, non so se c'è qualcosa di simile, non ne ho idea. E questa è una rosa con del pepe, rosa e pepe. Allora, io non amo i profumi la rosa non è la mia nota preferita, infatti ne ho molti pochi e quelli che ho non si sente tanto la rosa classica, qua si sente la rosa classica, ma con questa nota di pepe che la rende, cioè, super frizzantina, pepatina, cioè, non so, è buonissimo, mi piace tantissimo, vi giuro, l'ho messo l'altro giorno perché non lo mettevo da tanto, perché questo mi sa proprio di primavera. E mi è durato, dura tantissimo, si appiccica sulla pelle, ma è veramente buono. Se vi piace comunque la rosa, questo vi piace sicuro. Ma che sole è uscito ora che non vedo più nulla.
Comunque adesso deciderò se fare il video su tutti i miei profumi di Zara, perché comunque ne ho un po'. E vabbè, niente, questo era il video, spero che vi sia piaciuto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo, fatemi sapere i vostri profumi primaverili.